Un saluto a tutti gli amici di Mola di Bari TV, da Sabina Guardavacaro. Siamo qui a parlarvi del prossimo weekend sportivo, ma non solo. Abbiamo anche registrato un turno infrasettimanale per quanto riguarda la pallacanestro e il basket, e purtroppo dobbiamo dirlo, c'è stata questa ennesima sconfitta della Geofarma Mola, che dopo quella di sabato scorso ad Altamura contro la Libertas è incappata anche nella prima sconfitta stagionale interna contro il Tecno Rugo. Vediamo i parziali. Innanzitutto il risultato finale di questo infrasettimanale giocato giovedì: 88 per il Rugo, 75 per il Mola. I parziali: 32-22 primo tempo per il Rugo, 19 a 15 per il Rugo, anche il secondo. È andata meglio nel terzo tempo, il Mola 25 contro i 18 punti del Rugo, ma quarto tempo da capo a vantaggio del Rugo 19 a 13, quindi per un risultato finale di 88-75. Per quanto riguarda i punti, 30 punti per il miglior realizzatore della serata, Campbell, 19 per Mushi e Washington 15. 23 per Mels del Rugo, Tecno Rugo, e Prete sempre del Tecno Rugo. Per quanto riguarda i rimpalzi, il migliore è stato Washington con 9. Lo stesso per quanto riguarda gli assist: abbiamo la Geofarma Mola che ha fatto registrare il migliore con Mushi 4. Solamente nelle stoppate il migliore è stato il giocatore della Tecno Rugo, Osman. Che dire, non era una partita facile, questo lo sapevamo, soprattutto dopo una sconfitta così che ha lasciato forse il segno, quello di Altamura. Questo è infrasettimanale, ma abbiamo già pochi giorni a disposizione per riprendere il cammino, anche se ci aspetta una partita esterna il 6. Domenica prossima 6 novembre contro la cestistica Ostuni alle ore 18. Facciamo i migliori auguri alla squadra molese, che possa riprendersi subito e possa ritornare a vincere. Parliamo di calcio a 11, prima categoria. Vediamo subito la classifica diciamo, è condotta dalla Vigor Moles, in testa con 16 punti, Grumesi Vitetto 13, Martina Calcio 1947 12 punti, Ginose San Vito 10, Football Club Capurso e United Mottola 8, Atletico Acquaviva 7, Ragazzi Sprint Crispiano e Norba Conversano 4 insieme al Virtus Locorotondo. Poi seguono Civitas, anzi chiudono la classifica, Civitas Conversano e Azzurri Santa Rita con 2 punti. Settima giornata è una partita già di cartello, praticamente la Vigor Moles ogni domenica è sempre impegnata contro grosse squadre, le sta incontrando praticamente tutte, e domenica prossima c'è veramente una partita molto molto importante, un po' difficile perché la Vigor Moles va a giocare sul campo del Martina Calcio 1947. Martina, che è la squadra che ha fatto registrare, che ha segnato più delle altre, 19 reti contro i 15 gol dei nostri giocatori. Mola, ovviamente, l'unica imbattuta del torneo. Martina, solo una sconfitta e anche una partita già di riposo, anzi una giornata già di riposo. Miglior difesa, quella della Grumese Vitetto in questo campionato, con appena 2 reti. Ma vediamole in calendario tutte le altre partite: Ginosa United Mottola, Grumesi Vitetto Football Club Capurso, Ragazzi Sprint Spiano Atletico Acquaviva, San Vito 1923 Norba Conversano, Virtus Locorotondo, Azzurri Santa Rita. Sappiamo che sarà, come al solito, seguita in trasferta la squadra molese della Vigor Moles. Ci sarà ovviamente la partecipazione dei ragazzi che seguono sempre la squadra, soprattutto il gruppo dei Capatosta, ma siamo convinti che sarà una bella partita. E passiamo al calcio a 5 con questa invitante locandina che ci ricorda che
che siamo nel campionato di calcio A5 Serie C2 Girone B, terza giornata, stagione sportiva ovviamente 2016-2017. Sabato prossimo al Palapinto c'è, sabato 5 novembre alle ore 18, c'è una partita di cartello. Just Mola contro una delle favorite di questo torneo, la Polisportiva Adelfia. Crediamo sarà una giornata di festa e quindi invitiamo tutti gli sportivi a seguire la squadra molise che già ha dato delle belle soddisfazioni dopo due giornate e in testa alla classifica proprio con la Polisportiva Adelfia, con l'Alta Futsal, con lo Sport 5 Putignano. E poi a seguire ci sono le altre squadre: Atletico Pitonto calcio a 5, 4, Pellegrino Sport calcio a 5, 3, Futsal, Noci Azzurri 2006 e Deportivo Giovinazzo 3 punti, Noci Calcio a 5, 1 punto, e poi abbiamo 4 squadre a 0 punti che sono il Velo Club Adelfia, Zetrum Rotigliano, Cus Bari calcio a 5, Sport Bari calcio a 5. Bene, chiudiamo l'ora con una nota che non ci sembra molto felice per quanto riguarda lo sport molese. È stato disposto l'aumento dei canoni per l'utilizzo, ce lo fanno sapere le società sportive, è stato disposto l'aumento dei canoni per utilizzo delle strutture sportive del nostro comune, dopo la soppressione degli abbattimenti lo scorso anno. Lo sport, lo ricordiamo, va incentivato, va tutelato. Noi vi diamo appuntamento come al solito ai prossimi servizi sportivi, che sia un bel weekend sportivo. Ricordiamo gli impegni: abbiamo sabato prossimo 5 novembre alle 18 Palapinto la partita di cartello Just Mola Polisportiva Adelfia, domenica prossima alle 14.30 con inizio a quest'ora a Martina Franca c'è un altro incontro tra la prima e praticamente una delle più titolate di questo campionato, il Martina Calcio 1947, squadra che chiaramente mira a vincere il campionato. E per quanto riguarda il basket, abbiamo ricordato che domenica prossima c'è la partita contro lo Ostuni, la cestistica Ostuni, sempre alle ore 18, quindi cestistica Ostuni, Geofarma Mola. Grazie a tutti voi da Sabino Guardavaccaro su Mola di Bari TV, ai prossimi servizi.